Depositi di rifiuti speciali e pericolosi sono stati scoperti dai carabinieri nel corso di un blitz nella Terra dei Fuochi, durante il quale sono state denunciate 69 persone e sospese le attività di 34 aziende. Nel corso dell'operazione tra Napoli e Caserta è stato scoperto anche che gli oli esausti delle officine meccaniche, le acque reflue degli autolavaggi e di attività per la lavorazione di pellame finivano direttamente nelle fogne. I fiumi e i fumi e le esalazioni pericolose delle autocarrozzerie inoltre venivano rilasciati nell'atmosfera senza alcuna protezione ed autorizzazione. Trovate tra l'altro anche 3.000 gomme usurate depositate in maniera incontrollata e centinaia di sacchi contenenti scarti di lavorazioni tessili tenuti a deposito negli spazi delle aziende in attesa, come sostengono i militari, di uno smaltimento irregolare. Era monitorato da giorni l'uomo preso ieri dai carabinieri nati dai militari della compagnia di Agropoli, che hanno cercato di far luce sul caso. Si tratterebbe di un suicidio. Inoltre, sul luogo della tragedia, anche i tecnici del nucleo di garanzia di metropolitana linea 1, funicolari e linee autobus, che potrete controllare tranquillamente sul nostro sito. Sindacali di base. La NM ha comunicato le fasce di garanzia di metropolitana linea 1, funicolari e linee autobus, che potrete controllare tranquillamente sul nostro sito. Bene, amici, tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. A tutti, buon proseguimento. 29 novembre 2018.